Ma quanta differenza c'è tra la versione 2023 e la versione 2024 della Ducati Desmo 16? Ma Marc Marquez sta facendo davvero la differenza rispetto agli altri piloti dotati della stessa moto? Oppure c'è dell'altro? Vediamolo insieme! Prima di tutto, penso bisogna fare due doverose premesse. La prima riguarda le versioni della Desmo 16 in pista. Il team Gresini e il team VR46 sono dotati della moto versione 2023 ed a seconda del contratto che hanno con la Ducati ricevono determinati aggiornamenti e supporto durante la stagione. Mentre il team Pramac e naturalmente quello ufficiale dispongono della versione 2024 della moto di Borgo Panigale. La seconda premessa riguarda invece Marc Marquez, ovvero il protagonista di questo video. Il pilota spagnolo è sceso dopo più di 10 anni dalla Honda ed è normale che questa prima parte di stagione l'abbia passata ad adattare il suo stile di guida alla nuova moto, nonché la Desmo 16 alle sue esigenze. Come abbiamo visto, nella MotoGP attuale i dettagli fanno la differenza e nonostante il fatto che sia un campione e il super debutto nei test a Valencia, è normale che abbia avuto bisogno di un periodo di adattamento. Osservazioni che vengono confermate dallo stesso pilota spagnolo dopo i test sia a Sepang che in Qatar. E partiamo subito dal GP del Qatar, una pista che non è mai stata proprio idilliaca per Marc. Passando all'analisi, è il primo dei domini targati Ducati durante questa stagione, con addirittura 6 moto nei primi 7 posti. Dal punto di vista della performance, dato che erano stati fatti i test poco prima e comunque il poco storico e sviluppo della GP24, possiamo vedere come ci siano poche differenze tra la versione 2023 e la versione 2024 della moto di Borgo Panigale, e questo sia sul giro singolo che sulla durata di gara che infine sui dati relativi alle velocità massime, seppur quest'ultimi possono essere sicuramente stati influenzati dalla tipologia di gara del pilota e quindi da eventuali scie sul lungo rettilineo del Qatar, come tra l'altro dimostrato dalla stessa velocità massima di Pecco Bagnaia, che, come ricorderete bene, ha svolto una gara in solitaria. Passiamo così al GP del Portogallo, quello dell'episodio tra Pecco e Marc per intendersi, che comunque in quel momento si trovavano rispettivamente in quinta e sesta posizione. All'interno del Gran Premio portoghese assistiamo per la prima volta alla differenza tra GP 23 e 24, nonché a quella tra il pilota spagnolo e gli altri piloti dotati della vecchia versione della Desmond 16. Per quanto riguarda la prima, basta vedere le prestazioni sul giro singolo, nonché il gap con il quale Bezzecchi arriva al traguardo rispetto a Jorge Martin ed Enea Bastianini. Lo stesso vale per quanto riguarda il confronto tra Marc e il Bez, ovvero, come abbiamo visto, la prima GP 23 al traguardo. Prima dell'incidente con Pecco Bagnaia, Marco ha girato per un solo giro più veloce rispetto al pilota del team Gresini. Ed il gap in quel momento tra i due piloti era di circa 10 secondi in 22 giri, ovvero quasi mezzo secondo al giro per intendersi. Differenza che troviamo inevitabilmente anche sul giro singolo, dove la differenza tra i due piloti è di circa 3 decimi. Dopo l'appuntamento portoghese, la MotoGP fa tappa ad Austin, in quella che, almeno alla vigilia, veniva definita come la gara di casa per Marc. Infatti il pilota spagnolo, dopo il podio della sprint, è caduto mentre si trovava nel gruppo di testa. Passando all'analisi, la differenza tra GP 23 e 24, almeno sulla prestazione singola, è presente ma sicuramente meno marcata rispetto al Gran Premio in quel di Portimao. Al contrario, questa è maggiore sulla distanza di gara. Come possiamo vedere, il gap tra Pecco e Fabio, ovvero l'ultima GP24 e la prima del 2023, è di circa 2 secondi e mezzo, quindi più o meno poco più di un decimo al giro. Mentre, al contrario, da Enea, primo al traguardo tra le nuove versioni della Desmo 16, paga circa 7 secondi, quindi poco più di 3 decimi e mezzo al giro. Passando a Marc, prima della caduta era la miglior GP23 in pista.
e sicuramente sulla distanza avrebbe potuto fare ancora di più la differenza, considerando il weekend, lo storico su questa pista e come era la situazione prima della sua caduta, tra cui anche il gap da suo fratello e Fabio Di Giannantonio, ovvero i primi dotati della stessa moto. Dopodiché la MotoGP si trasferisce in Spagna e più precisamente sul circuito di Jerez, una pista dove assistiamo all'ennesimo dominio Ducati, ma che grazie alle sue caratteristiche annulla, se così possiamo dire, il divario tra GP 23 e 24. In questo contesto tecnico vediamo fare la differenza ai due piloti più talentuosi della griglia in questo momento, ovvero Pecco Bagnaia e Marc Márquez. Una differenza che possiamo vedere quanto sia marcata sia dalla distanza sul giro singolo, ma soprattutto dal gap nell'ultima parte della gara. Come possiamo vedere dalle immagini, il Bez, sfruttando il duello tra i due, si riavvicina, ma non appena i due riniziano a spingere, senza disturbarsi, il gap sale e di molto, e il tutto nello spazio di pochi giri. Inoltre bisogna evidenziare l'ultimo giro di Pecco e Marc, qualcosa di incredibile. Il migliore del pilota spagnolo, mentre con quel giro Pecco avrebbe girato più forte di quanto qualsiasi altro pilota abbia fatto in gara. Il gran premio successivo è quello di Francia. Sul circuito di Le Mans vediamo la GP24 e Marc Márquez fare la differenza rispetto a tutti gli altri piloti in pista. Per quanto riguarda il confronto interno tra le vecchie versioni della Desmo 16, l'unico che prova a reggere il passo, o almeno per quanto riguarda il giro singolo, è Fabio Giannantonio. Mentre per quanto riguarda la distanza di gara, basta vedere il gap tra i primi 4 e le altre moto al traguardo. Passando all'analisi, a livello di prestazione sul giro singolo possiamo vedere un grandissimo Enea Bastianini, con il numero 23 che riesce a fare una bella differenza su tutti gli altri piloti con la moto italiana, i quali sono più o meno sullo stesso livello. Mentre passando sulla distanza di gara, i primi 4 fanno decisamente un altro sport, con Marc che è nettamente il più veloce tra le GP23 e tra l'altro autore di una grandissima rimonta, questa dalla tredicesima casella. Nonostante una gara in rimonta, al traguardo ci sarà un gap di 9 secondi tra Marc e Fabio, i quali corrispondono più o meno a circa 3 decimi al giro. Nella gara successiva, in quel di Catalunya, assistiamo al solito copione. Le GP24 sono di un altro pianeta, mentre Marc è autore di un'altra gran bella rimonta, in questo caso dalla quattordicesima casella. Nella tappa spagnola Bagnaia è pressoché imprendibile, l'unico che si avvicina, o almeno se così possiamo dire, è Jorge Martin. Come possiamo vedere dai passi gara, l'italiano e la GP24 sono davvero difficilmente avvicinabili. Sulla distanza di gara, Marc paga circa 10 secondi, mentre sul giro singolo quasi 3 decimi. La questione invece si ribalta nel confronto tra le vecchie versioni della Desmo 16. Qui possiamo vedere una differenza di performance tra quella di Marc e quella degli altri piloti, questa sia sulla durata che sul giro singolo. Anche questa volta la seconda GP23 al traguardo è quella di Fabio Di Giannantonio, il quale accusa un gap di circa 5 secondi e ben 2 decimi e mezzo sulla prestazione secca. Passando al Gran Premio d'Italia, questo è teatro dell'ennesimo dominio della casa di Borgo Panigale, nonché della nuova versione della Desmo 16. Marc nuovamente autore di una gara solida, quarto e la prima moto non GP24 al traguardo. La seconda GP23 è nuovamente quella di Fabio, che comunque accusa un distacco di circa 8 secondi. Penso che la gara al Mugello sia la testimonianza più evidente della differenza tra le due moto. Come abbiamo potuto ben notare in gara, Marc usciva dalla bucina attaccata ad Enea e nonostante la scia, nonché il lungo rettilineo del Mugello, non riusciva ad affiancare il pilota italiano. Infatti per sorpassarlo ha dovuto forzare la manovra e lasciare i freni abbastanza all'ultimo, con i due che infatti sono finiti un po' larghi. Ma prima di andare avanti vediamo più attentamente le immagini sulla differenza sul rettilineo.
all'uscita dalla bucine Mark è pressoché attaccata ad Enea ed inoltre ha preso in mano il gas prima, come possiamo vedere dai 3 km in più di velocità. Nel momento in cui i due arrivano più o meno all'altezza delle caselle di partenza, la situazione si è già invertita. Il pilota spagnolo, per raggiungere la stessa velocità di quello italiano, e ricordo che era in scia, dovrà attendere il traguardo. Infine, nell'ultima immagine, il momento in cui iniziano la frenata, il gap è pressoché lo stesso che vi era alla bucine. Naturalmente questa situazione tecnica è confermata anche dalle prestazioni sul giro singolo. Qui possiamo vedere ben 4 GP24 in testa, Marquez prima GP23 e ben 3 decimi più veloce rispetto ad Alex e Fabio. Dopodiché salterei sia il GP di Assen che quello del Sachsenring. Per quanto riguarda il primo, perché a mio modo di vedere non è un paragone con un senso logico, e questo a causa della nota vicenda relativa alle pressioni delle gomme, la quale, come abbiamo ben visto, ha condizionato il comportamento in gara di Mark. Comunque sia, nel weekend olandese è da evidenziare il fatto che davanti ci siano ben 3 GP24, mentre per quanto riguarda il secondo, ogni valutazione è pressoché vana a causa dell'infortunio e le botte subite nel venerdì pomeriggio dal pilota spagnolo, e aggiungo che sarebbe stato bello vederlo in forma, e questo viene confermato anche dai vari dati. Infatti nella prima sessione del venerdì aveva fatto segnare la seconda prestazione con una gomma con 8 giri. Davanti a lui vi era solo Jorge Martin, il quale aveva fatto la differenza su tutta la griglia ma con una gomma nuova, ed il gap dal pilota spagnolo era solo di un decimo. Ed inoltre in gara, nonostante la rimonta e il duello con Franco Morbidelli, è stato la miglior GP23 sia sulla distanza di gara che sulla prestazione singola. Ed arriviamo alle conclusioni finali. La GP24 è migliore della GP23, ma questo è naturale. Infatti è uno sviluppo della moto precedente e quindi si presume che vada a migliorare le lacune della vecchia versione. E penso che sia sotto gli occhi di tutti come stiano lavorando a Borgo Panigale. Infine, per quanto riguarda il confronto tra le due moto, sono convinto che col passare delle gare la differenza di performance tra le due versioni aumenterà. Questo sia per un fattore di conoscenza della moto da parte dei tecnici e ovviamente per lo sviluppo. Penso che sia inequivocabile e non ci sia manco bisogno di spiegarlo che Mark è un campione, un 8 volte campione del mondo. Per questo motivo, a mio modo di vedere, è normale che sia superiore e faccia la differenza su tutti gli altri piloti dotati in questo momento della stessa moto. Infine, penso che dal punto di vista sportivo sia solo da ammirare finalmente su una moto competitiva, nonché dopo l'infortunio e le varie operazioni, dove chiunque avrebbe mollato. E voi cosa ne pensate? Vi aspetto nei commenti.